Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, sono Lucio e vi parlo da Food18 Italia. Allora, per chi non mi conoscesse, sono un trader italiano, questo video sarà il primo di una lunga serie che vi condurrà alla compravendita in FIFA 20 Ultimate Team. Come potete vedere, questa è la web app di FIFA 19 e il video sarà già pubblicato nel corso dell'estate perché ci sarà una serie che produrrà questo video. Allora, per chi non mi conoscesse, io faccio compravendita su FIFA Ultimate Team, sono colui, diciamo, che è titolare della community di Food18 Italia, siamo presenti su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Twitter, eccetera, eccetera, e questo è il mio transfer profit, quindi i miei profitti da compravendita di quest'anno, quindi di FIFA 19. Ho superato i 70 milioni, siamo ai primi di luglio, per cui siamo in prossimità dell'arrivo di FIFA 20. In questa guida vi parlerò dei 5 errori che un trader non deve commettere su FIFA Ultimate Team. Partiamo quindi dal primo. Allora, il primo errore, che è più che altro per i principianti, sta nel non è tutto rosa e fiori. Cosa significa? Allora, quando è tutto rosa e fiori vuol dire che è tutto facile, è tutto semplice e tutto viene da sé. Ok, la compravendita chiaramente non è così, perché sennò avremmo in classifica tutti con 70 milioni di profitto. Al contrario, qui abbiamo una differenziazione in base a quello che sono le capacità, quello che è l'apporto e quello che è il tempo che dedichiamo alla compravendita. Quindi ricordatevi che la compravendita è fatta di alti e di bassi, si può guadagnare un sacco di crediti, come vedete, si può anche perdere un sacco di crediti, si possono fare investimenti azzeccati, si possono fare investimenti sbagliati. Ciò non significa che ci si debba demoralizzare o che la compravendita non faccia il caso vostro. Occorre capire il meccanismo del funzionamento di questa della compravendita in FUT, bisogna capire il meccanismo del mercato di FUT e chiaramente si può azzeccare, si può sbagliare e si può sbancare. Quindi non preoccupatevi perché sarò qui per guidarvi in questa avventura che è appunto la compravendita in FIFA 20 Ultimate Team. Passiamo al secondo errore che molti commettono e che non occorre fare se vogliamo avere risultati concreti nella compravendita. Allora, molto spesso mi capita di vedere utenti, persone che vogliono la papa pronta, cioè vale a dire mi dai i nomi su chi comprare, mi dai dei nomi su cui fare compravendita, mi dici prezzi Xbox, mi dici prezzi PS4. No, questo è totalmente errato. Perché? Perché nel momento in cui io faccio un'attività di compravendita, l'obiettivo è capire anche il perché di fare questo movimento, movimento inteso come acquisto e rivendita, perché comprare in questo momento e non in quest'altro, e perché rivendere in quel giorno e non in un altro. Quindi, come accennavo prima, è capire il meccanismo della compravendita. Perché capirne il meccanismo? Semplicemente perché nel momento in cui entriamo all'interno di questa avventura, di questo mondo che è vastissimo, che è la compravendita, possiamo anche operare in autonomia, magari guardando qualche consiglio mio, qualche consiglio di un altro trader, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, la cosa fondamentale è ascoltare i miei consigli se vi interessano, capirli e provare anche a riproporli autonomamente per diventare indipendenti. Siamo giunti al terzo punto. Il terzo punto si chiama Footbin. Footbin, per chi non lo conoscesse, è un'app e un sito web, footbin.com, oppure Footbin, il nome dell'app, sia per dispositivi Apple che Android, che analizza, cioè offre il database di FIFA Ultimate Team, ci sono delle analisi sull'andamento del mercato, è possibile controllare il prezzo dei giocatori, la storicità del prezzo dei giocatori. A proposito di Footbin, trovate un video sul mio canale Food18 Italia incentrato esclusivamente su tutti quei punti fondamentali che ci aiutano nella compravendita per Footbin. Quello che io voglio spiegare è che sì, Footbin è assolutamente un compagno fondamentale, importantissimo per il nostro viaggio nella compravendita. Ciò non significa che dobbiamo basarci solo su quello, perché
ci sono momenti concitanti, ci sono momenti in cui ci sono tantissimi utenti online, in cui l'aggiornamento di Footbin non è istantaneo, non è rapido. Cosa significa? L'uscita dell'SBC generalmente per le ore 19. Alle ore 19.05 o alle 19.10 i prezzi non saranno mai aggiornati, sia perché c'è un flusso notevole di carte nel mercato, un numero alto di utenti online. Specialmente durante gli eventi ci sono problemi di connessione, quindi Footbin non è costantemente aggiornato. Il mio consiglio è sempre di, quando dovete fare qualsiasi operazione, specialmente di vendita, verificare il prezzo delle carte nel mercato live. Quindi semplicemente andando a mettere il nome del giocatore, la tipologia, il prezzo e fare la ricerca sul suo prezzo, perché poi rischiamo di fare cappelle, quindi errori, listando a prezzi più alti rispetto a quelli che invece hanno, o viceversa, più bassi rispetto a quello che invece hanno. Stesso discorso nel caso di un acquisto. Quindi mi raccomando, usiamo sì Footbin, è fondamentale, ricordiamoci però che il mercato vero e proprio è quello di Foot. Quarto e penultimo punto di questo video. Spesso c'è fretta di vendere. E cosa vuol dire? Nel momento in cui si fa un acquisto, ci può essere ad esempio una rivendita in ottica magari Weekend League, in ottica SBC, uscita dai pacchetti del Team of the Week, eccetera, eccetera, che può variare a seconda della situazione. Spesso c'è fretta nella vendita, vale a dire io vedo che ci sono già 2000 crediti di profitto, vendo, ho fatto profitto. Ok, discorso qual è? Se acquisto una carta a 1000 crediti, a 2000 crediti e ne ho di profitto 2000, quindi ho 100% di profitto, è chiaro che è logico che si possa vendere, ma nel momento in cui vado ad investire 50, 60, 80, 100.000 crediti, 200.000 crediti in una carta, il prezzo si rialza di 5, 6.000 crediti al netto delle tasse o 2, 3.000 crediti di profitto, magari ancora è presto per poter andare a vendere. Chiaramente tutto va equiparato alla tipologia di investimento fatta, al momento in cui la facciamo e all'ottica di rivendita, cioè vale a dire l'obiettivo di rivendita non solo di prezzo ma anche di target, cioè se lo rivendo perché sarà utile in Weekend League, ricordiamoci che l'andamento temporale per vendere le carte a prezzo maggiorato sarà tra giovedì pomeriggio circa e il venerdì pomeriggio, momento migliore, ok? Questo per fare chiaramente un esempio. Quindi ricordiamoci di non avere assolutamente fretta di vendere perché potremo perdere profitti molto importanti. L'ultimo consiglio che vi voglio dare in questa guida non è ultimo per importanza, bensì il contrario, è assolutamente fondamentale. Allora, come vi ho accennato all'inizio, la compravendita non è rosa e fiori, quindi ci possono essere anche momenti in cui facciamo degli investimenti sbagliati, degli investimenti dove il prezzo anziché salire cala, perché ci sono stati previsioni sbagliate, requisiti delle sfide creazione rosa più basse o più alte rispetto a quelle che avevamo prospettato, eccetera, eccetera. Una cosa fondamentale è assolutamente non impanicarsi, non svendere le proprie carte. Perché? Semplice. Dal momento in cui entriamo nel vivo di Foot, quindi quando inizia la Weekend League, quando iniziano a uscire le prime SBC, intorno a metà, fine ottobre, inizio novembre, abbiamo un sacco di eventi, un sacco di SBC in uscita, per cui una carta che oggi abbiamo acquistato e che domani è scesa di 1000, 2000, perché non è servita per quell'obiettivo per cui l'abbiamo acquistata, potrà sicuramente essere utile la settimana dopo, 2 settimane dopo o semplicemente il giorno dopo. Perché ricordatevi che il mercato di Foot è in continua evoluzione. Quindi il nostro obiettivo, il nostro investimento oggi potrebbe non solo essere utile oggi, ma anche domani e dopodomani. E la cosa più sbagliata possibile è impanicarsi e svendere le proprie carte, perché quello è proprio il modo per andare a perdere quei crediti che abbiamo investito. Al contrario, il momento in cui tutti dal panico, si chiama panic selling nel gergo, diciamo, del trading di Foot. Quindi nel momento in cui tutti svendono le proprie carte perché c'è un evento, perché c'è uno spacchettamento di massa, per questo, perché quell'altro, quello è il momento in cui noi andremo ad acquistare per poi rivendere nel momento in cui avremo un prezzo maggiorato di queste carte. Scusatemi se era spento il monitor.
Bene ragazzi, mi auguro che questi 5 punti siano stati utili per voi che già mi conoscete o anche e soprattutto per voi che avete imparato adesso a conoscermi. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube Food18 Italia, accendere il campanellino in modo tale da ricevere aggiornamenti nel momento in cui escono nuovi video. E sappiate che nel corso dell'estate usciranno altri video guida come questo che vi introdurranno al 100% alla compravendita in FIFA 20 Ultimate Team. Nel corso dell'anno invece usciranno non video giornalieri, ma bensì 3 o 4 video settimanali a seconda del periodo e della tipologia di contenuti che abbiamo, che ho da offrirvi e che abbiamo grazie a EA Sports e FIFA Ultimate Team. Vi ringrazio nuovamente, vi ricordo un'ultima cosa di seguirmi sul mio profilo Instagram FoodTrading18Italia, che è il mio profilo ufficiale dove pubblico consigli di compravendita giornalieri durante tutto l'anno che vanno ad integrarsi al canale YouTube. Grazie per ascoltare la visione, ragazzi, un saluto e lasciate un like. Ciao!